Ragazzi, eccoci qua con il quarto date di Freya. Allora, insieme con voi, buona la prima, cercheremo di dare la risposta giusta per ottenere il pezzo di cuore e fare quindi il date correttamente. Vediamo se ci riusciamo. Andiamo. Eccola. Oh, in camera ci buttiamo, eh. Lisa, eccoti. Non devi essere così gasata ogni volta, Freya. Non ci posso far nulla? Dai, entra comunque. C'è qualcosa che vorrei mostrarti. Sono stata solo una volta qui, oltre a oggi. Cedo. Oh, lo so, è piuttosto infantile. Cosa? Queste tende e tutto quanto, lo so che fa sembrare che sia una stanza di un bambino, di una bambina. L'hai fatta te, vero? Freya? Sì, certo che l'ho fatta io. E non vedo cosa ci sia di male con esso. Ma Marielle dice sempre che dovrei concentrarmi sui vestiti. Dico che ha ragione comunque. Faccio troppo lavoro troppo maglia, insomma, no? Embroidering, cucito. Fai tutti i tuoi vestiti però, Freya. Forse è ora che li faccia meno colorati, no? Anche Gustav mi sembra che ne parla molto bene, insomma. Sappiamo entrambi che ha ragione, Liz. Almeno tu la pensi così, questo è sicuro. Lei sa di cosa sta parlando, fidati, ci capisce. Ma anche tu, Freya. Liz. Secondo te perché ho un botto di uva ricamata sulla mia... sul mio grembiule? Non è l'uva la tua preferita? Mannaggia, Freya, non è per quello, è per via tua. Bellissima, allora la faccia. No! Ho pregato la nonna Holle di farle per me. Così non saresti stata l'unica con un grembiule ricamato in città. Ridi quello che vuoi, quanto vuoi. Fammi farti vedere quello che sto creando comunque. Cosa ne pensi, Liz? Oh, Freya. Ho pensato che devo finalmente mettere ad uso questo fiocco di seta. È molto bella. Ti piace quindi? Mi piace che sì. Hai aggiunto anche i frills intorno ai straps. Sono così felice che ti piaccia, Alice. Detto questo, è un po' piccolo per te, no, Freya? Oh, penso che di ricordare che tu li amassi più lunghi e più larghi attorno ai fianchi. Ma questo è per te, scema. Eh? Arriva l'estate, no? Ti serve qualcosa di più allegro. Allora, secondo me non è la prima opzione. È questa. Ecco che fai cose per me di nuovo, Freya. Non puoi fermarmi, anche se tu volessi, Liz. Questo è semplicemente come io. Però non ho nulla da darti in cambio. Ecco. Oh, ma ce l'hai? Il tuo corpo. Ballerai con me sabato, Liz? Eccoti, di nuovo rossa come un peperone. Sei senza vergogna, Freya. Senza vergogna?
L'hai fatto di proposito? Tutti questi regali e le cose che dici? Certo che sono fatti di proposito, scema. Fammi fare queste cose per te. Questo è come esprimo la mia. In ogni caso. Lo so. Fai silenzio, mannaggia. Sei così pessima in queste cose, Liz. Ballerò con te quanto vuoi sabato. A posto, Liz. Allora, non vedo l'ora di farlo insieme. Mannaggia. Adesso muoviti. Sbrigati ad andare prima che ti sciolga in un budino. Freya? Sì, chiappata. Ottimo. La risata è veramente dolce, devo dire. È stato doppiato veramente bene. Il gioco. Ok, e posso aggiornarvi su un fatto della nostra rerun. Ovvero che praticamente siamo con 4 cuori con tutte. Quindi siamo messi molto bene. Dovremmo essere 4 cuori con tutti. Ah no, presto saremo nella giornata di domani saremo 4 cuori con tutte. E quindi tutto sarà pronto. Perfetto. Benissimo. Ci becchiamo alla prossima parte dove recuperiamo quello che ci mancava nella precedente. Alla prossima.